Sir Martin Rees, uno tra i più celebri scienziati al mondo, professore di cosmologia e astrofisica a Cambridge, oggi qui a Genova a parlarci del suo ultimo libro, Da qui all'infinito, un libro il cui sottotitolo recita Una riflessione sul futuro della scienza. Ma ci sarà un futuro? Gli abbiamo chiesto. Uno fra i suoi saggi più famosi, del resto, Il secolo finale, sembrava piuttosto pessimistico al riguardo, no? Well, I think are great risks in the future, but great opportunities. Penso che il futuro ci riservi grandi rischi e grandi opportunità. La scienza è sempre più potente e, se ben applicata, ci permette di migliorare la condizione di chi vive nei paesi in via di sviluppo. Al tempo stesso, spalanca le porte a nuovi pericoli, nuovi rischi. Quello che cerco di fare nel mio libro è proprio sottolineare queste opportunità e questi pericoli, suggerendo le azioni volte a minimizzare i rischi. La scienza, però, oltre a entrare nella vita di tutti i giorni, è anche parte della nostra cultura. È un campo molto affascinante e dovrebbe essere compresa nel percorso educativo di chiunque. Così come conosciamo la letteratura, dovremmo sapere come l'universo cambia o come la vita si evolve sulla Terra. And talking about the relationship between science. A proposito della relazione fra scienza e cittadini, una relazione non sempre tranquilla, sono secondo lei le persone che devono interessarsi di più alla scienza o la scienza che deve interessarsi di più alle persone? Well, of course, it's important that the public should know enough about science to be able to participate in debates. È ovviamente cruciale che le persone conoscano la scienza al punto da poter prendere posizione nelle scelte su come applicarla, scelte in campo energetico, sanitario, ambientale. Perché sono decisioni queste che non possono prendere i soli scienziati, in quanto coinvolgono anche la sfera dell'economia, della politica, dell'etica. Al tempo stesso, gli scienziati non possono esimersi dallo spiegare i contenuti del proprio lavoro. È vero che si tratta di un lavoro molto tecnico, ma le idee chiave della scienza, secondo me, possono essere spiegate con un linguaggio semplice. Ed è questo che la maggioranza delle persone vuole conoscere: le domande fondamentali, l'origine della vita, l'origine della coscienza, l'origine dell'universo, domande sulle quali stiamo compiendo progressi straordinari. Dovendo scegliere uno strumento scientifico al quale esprimere la sua gratitudine, il suo preferito, insomma, quale sarebbe? Guarderei avanti e direi che è fondamentale che l'ESO riesca a costruire l'Extremely Large Telescope. Rappresenta un vero passo avanti e una vera opportunità per l'Europa di porsi alla guida del resto del mondo, diventando la apripista nello sviluppo dei telescopi ad alto contenuto tecnologico della prossima generazione. Un telescopio con uno specchio da 39 metri di diametro. Penso che sia realizzabile a un quarto del costo di LHC, un costo che l'Europa può affrontare. Questa è la mia priorità. Ritengo che debba diventare un progetto bandiera per l'Europa. Permetterà di raggiungere risultati straordinari nell'esplorazione dell'universo remoto e di trovare, spero, pianeti come la Terra in orbita attorno ad altre stelle.